Invitiamo sul palco. Luigi Consiglio, presidente di GEA, consulenti di direzione e CEO di Eccellenze d'Impresa. Matteo Montana, amministratore delegato del gruppo ATESIS. Enrico Sasson, direttore Harvard Business Review Italia e presidente di Eccellenze d'Impresa. Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti. Intanto io cerco di rimettermi a posto con questa cosa che si stacca. Eh, benvenuti a tutti, veramente molto felici di rivedere chi ha già partecipato negli ultimi due anni al Festival del Futuro e chi invece per la prima volta è qui con noi, sia in presenza qui a Verona, alla fiera, sia... Eh, in streaming attraverso tutti i canali che collaborano con questa iniziativa. Eh, come sapete, è il terzo anno appunto, che il Festival del Futuro ha luogo e mh, semplicemente io devo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile. E iniziamo proprio dai eh, grandi partner che abbiamo qui con noi, avete visto scorrere i loro nomi qui eh, sul, sullo schermo. E poi dobbiamo certamente ricordare che eh, questa, questa iniziativa fin dall'inizio gode del supporto della. Commissione europea, quest'anno anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Innovazione, del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle infrastrutture. Eh, perché io credo tutto questo interesse, io penso che eh, se stiamo vivendo un momento veramente molto complicato, eh, con molte inquietudini rispetto alle cose che potranno succedere in futuro, e quindi siamo tutti alla ricerca di eh, risposte, di, eh, di indicazioni ragionevoli su come fare, come affrontare tutta la serie di problematiche che. Abbiamo davanti economiche, climatiche, energia, eh, lavoro e tutte queste cose. E noi adesso in tre giorni avremo una quindicina di sessioni di lavoro e tutto questo è dedicato eh, a voi, naturalmente, soprattutto ai più giovani che in questa situazione si stanno interrogando su quello che accadrà nei prossimi anni, come si potrà lavorare, come si potrà vivere al meglio affrontando e risolvendo quelle che sono delle problematiche colossali che certamente non dipendono eh, dai giovani ma dipendono da chi fino adesso ha gestito, eh, le, ha avuto il controllo, diciamo, di queste situazioni e forse non le ha ancora risolte nella maniera migliore. Quindi, benvenuti di nuovo per, e grazie per essere qui. E la parola a Luigi Consiglio sì, Matteo ecco. Montano. Eh, dunque, anche da parte mia, eh, buongiorno a tutti e, e grazie di. Eh, aiutarci nel portare avanti questa iniziativa eh, rispetto a quanto sta dicendo Enrico Sassun che sicuramente è vero il mondo sta attraversando un momento di discontinuità molto importante e, ma io non ho mai sentito nel corso della mia vita il paese intendo dire le imprese i ragazzi i giovani la gente tutta così orgogliosa ed entusiasta e pronta a scattare piena di speranze e io vi esorto a guardare quanto diremo in questi giorni in termini di tecnologia, di discontinuità a tutti i livelli, come un'enorme opportunità per noi tutti di impegno, ma anche una grandissima speranza. E con questo io vi do il mio augurio per questi tre giorni che ci auguriamo estremamente intensi e produttivi. Grazie Luigi, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue qua in sala, a quelli che ci seguono online, appunto citavano Enrico, Luigi, eh, eh, i canali su cui siamo, questo festival l'anno scorso è stato visto da quasi un milione di, di, di viewers online, era una sola versione, edizione digitale, oggi siamo finalmente... In presenza questo significa molto. Io eh, rappresento un po' una, la, una delle due anime del nostro, della nostra iniziativa, che è quella del forte legame con il territorio. Eh, lo, il senso di questa iniziativa è appunto un momento di eh, riflessione sulla situazione e soprattutto un momento di apprendimento, sugli strumenti, eh, di apprendimento degli strumenti che ci possono permettere di andare avanti meglio. Eh, è stato molto importante anche per noi, come, come gruppo editoriale ATESIS, questo esercizio. Il Festival Futuro ci ha ispirato in questi anni, eh, ci siamo fortemente caratterizzati per il legame al territorio. Il nostro orgoglio è aver eh, saputo aggregare intorno a questa iniziativa. Eh, non solo appunto, i grandi partner come la Commissione europea e i vari ministeri che ha citato Enrico, ma anche aver aggregato intorno a questa iniziativa tutti i protagonisti della vita del nostro territorio. Uh, li vedremo tra poco sul palco alcuni di loro a partire dalla regione le grandi aziende del territorio, le grandi associazioni, Confindustria Verona, Vicenza, Brescia. Abbiamo portato le camere di commercio, l'università. Quindi sono tutti i partner che sono, hanno seguito, ci hanno seguito in questa iniziativa che ci consente appunto di portare valore, che è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, a questa fantastica realtà che rappresentiamo. Quindi Direi a questo punto possiamo partire con il festival vero e proprio. Eh, direi che Enrico e Luigi, secondo la nostra scaletta, possono tornare in platea. E, eh, a questo punto invito eh, virtualmente sul palco il nostro Presidente Zaia. Eh, appunto appare virtualmente non ha potuto essere qua si scusa però ci ha tenuto ad essere presente a fare il suo saluto attraverso un video che ora vediamo un saluto a tutti grazie per avermi invitato mi spiace veramente di non essere lì con voi oggi ma purtroppo non riuscivo a liberare la mia agenda da impegni assolutamente inderogabili Dall'altro, però, voglio anche ringraziare per questa grande organizzazione per aver dato ancora una volta un grande palcoscenico al Veneto. Ringrazio Harvard Business Review Italia, ovviamente il gruppo editoriale ATESIS per questa scelta e per portare avanti questa, con questa terza edizione del Festival del Futuro questa strategia che prevede incontri e riflessioni su temi strategici per il futuro, non solo per la nostra economia, ma in generale per l'economia nazionale e internazionale. È innegabile che stiamo uscendo, o meglio, abbiamo alle spalle una ventina di mesi che io classificherei come incubo, e che ci hanno segnato profondamente dal punto di vista sanitario, da un punto di vista economico e lasciano strascichi anche dal punto di vista sociale. Siamo ancora in pandemia, ne verremmo fuori, però è altrettanto vero che questa pandemia, che rappresenta un vero e proprio Big Bang della storia e ci impone alcune riflessioni circa i modelli economici che cambiano, il, il tema innegabile e ovviamente urgente della sostenibilità ambientale, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, solo per citare alcuni dei comparti. Penso che questo Festival del futuro sarà ancora una volta un'occasione per indicare la via. Ringrazio tutti per l'attenzione e conto assolutamente di essere presente alla quarta edizione. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, un, un applauso reale per il presidente Zaia e invito a questo momento sul palco, diciamo, in presenza il, il sindaco di Verona, Federico Sguarina. Do una comunicazione di servizio, si sale e si scende da questa scala. E si va là. E non ci diamo la mano. Non ci diamo la mano. <ride> Buongiorno, è acceso? sentite? No. Si sale, si scende, non ci si dà la mano, quindi è il segno che insomma, dobbiamo ancora superarla definitivamente, ahimè, questa, questa pandemia. Però allora, intanto grazie, grazie dell'invito. E devo dire che questo festival, quando è stato pensato che era prima ovviamente della pandemia, per una serie di motivi che adesso vi dirò molto velocemente, è stata un'intuizione quasi geniale, mi verrebbe, mi verrebbe da dire. Ovviamente senza sapere quello che sarebbe successo. Guardate, allora qualche giorno fa eravamo qui alla presentazione con il presidente di Job Orienta, i 30 anni di Job Orienta, io dicevo in quell'occasione come se vado indietro nel tempo 30 anni fa Job Orienta la formazione dei nostri ragazzi che entrano nel mondo del lavoro non esisteva internet. Quindi la formazione di quando è partito Job è una formazione che è completamente diversa rispetto a quella dei giorni nostri. Ma se uno va anche un po' più avanti, io di professione faccio l'avvocato e quindi gli avvocati, Mario, non so se ce ne sono di presenti, sanno bene come ancora all'inizio degli anni 2000 per affrontare i procedimenti i processi, i processi civili, i processi penali ci si serviva dei CD-ROM per accedere alle banche dati. E se tu trovavi una sentenza della Cassazione di un anno, un anno e mezzo prima ritenevi di aver trovato quell'arma vincente, recentissima che ti avrebbe magari fatto vincere una causa. Oggi tu devi trovare la sentenza che è uscita il giorno prima, se vuoi essere convinto di andare poi il giorno dopo in udienza ed avere delle speranze importanti di vincere quella determinata causa. Ed eravamo negli anni 2000. Se pensate quanto veloce è andato tutto questo, perché stiamo parlando di vent'anni fa, non di 200 anni fa, poi è arrivata la pandemia. E la pandemia ha reso quello che ci sembrava veloce. Essere stato veloce negli ultimi 20-30 anni l'ha reso esattamente appartenente ad un'era geologica fa. Perché la pandemia ci ha imposto invece dei ritmi e dei tempi che sono assolutamente stati molto più veloci, immediati, quasi istantanei. E allora, quell'innovazione di cui da tanto si parla, innovazione tecnologica, innovazione a 360 gradi, che aveva un senso importante già prima, capite come nel momento in cui si vive una stagione così particolare in cui eh, i tempi diventano istantanei, cioè tu devi innovare immediatamente. Allora vi dico, per esempio, se non avessimo innovato all'interno della nostra arena l'anno scorso con il Parco Centrale, quest'anno con delle scenografie digitali, cosa che non avremmo mai fatto in un momento ordinario, ma la straordinarietà del momento ci ha imposto di accelerare anche sull'innovazione per poter mettere in scena uno spettacolo che altrimenti non sarebbe potuto andare in scena. Devo dire che ci siamo anche innovati, abbiamo anche innovato nel momento in cui siamo stati gli unici, attraverso un percorso direi innovativo dal punto di vista amministrativo, a riuscire ad avere la capienza a 6.000 persone in arena, gli unici in Italia. Allora, perché dico questo? Dico questo e mi ricollego a quello che eh, rappresentavo all'inizio per dire come questo festival, importante prima della pandemia, adesso diventa quasi necessario, fondamentale, indispensabile. Perché? Perché l'innovazione, peraltro, non è un fine, l'innovazione è uno strumento, è uno strumento che deve arrivare, diciamo in senso così, in senso lato, a migliorare la qualità della nostra vita, a migliorare la qualità dei nostri servizi, a rendere tutto molto più efficiente. Allora, se l'innovazione è, un è uno strumento, scusate, è chiaro che a Monte, e lo dico da amministratore, da sindaco di una delle più importanti città d'Italia, deve esserci una visione. Cioè, deve esserci una visione per fare in modo che quegli strumenti che l'innovazione, la tecnologia, l'innovazione la creatività, io direi anche non solo l'innovazione tecnologica, ti permettono di arrivare ad un determinato traguardo. Perché altrimenti, anche per quel che riguarda la gestione, l'amministrazione della cosa pubblica, l'innovazione fine a se stessa non avrebbe nessun senso. E allora, se voi aggiungete rispetto, per esempio, alle dinamiche di una grande città. Io parlo di Verona perché è la mia e la nostra città, ma questo può essere replicato in qualsiasi piccola o grande città del nostro paese. Se voi a innovazione aggiungete davanti una R, innovare, rinnovare. Attraverso l'innovazione noi abbiamo il compito, abbiamo la responsabilità di rinnovare le nostre città. Perché le nostre città, che sono cresciute, si sono sviluppate nel secondo dopoguerra, a parte il fatto che adesso abbiamo un ulteriore dopoguerra, se vogliamo considerare la pandemia come una guerra, quantomeno per i risvolti sanitari, economico e sociali che ha avuto, abbiamo la responsabilità attraverso una visione di rinnovare le nostre città, ed ecco che allora, anche attraverso degli strumenti e dei metodi innovativi, la partecipazione della cittadinanza attiva la partecipazione nello sviluppo urbanistico e il non, il non consumo del suolo, cioè degli strumenti innovativi, noi stiamo rinnovando la nostra città. Si parla di transizione ecologica, di sostenibilità ambientale. Qui, a poche centinaia di metri, verrà un parco, perché ci siamo arrivati finalmente a superare tutte le burocrazie, che sarà uno dei più grandi parchi d'Europa, nel centro che cucirà il centro storico con la parte sud della nostra città, ma poi la variante 29, gli aumenti di capitale che abbiamo fatto di questa fiera per renderla efficiente, innovativa e competitiva per il futuro, i lavori che sono partiti all'aeroporto, i lavori a Caselle Verona Nord e Caselle Verona Sud, insomma, tutta una serie di cose per cui c'è la necessità, in questo momento storico, determinato anche e soprattutto dalla pandemia, di rinnovare le nostre città, di dargli nuovo slancio. Allora, e chiudo, quello che può uscire da un festival come questo è fondamentale perché guarda il futuro e mette nelle mani anche degli amministratori, dei pubblici amministratori, amministratori quelle innovazioni, che non sono semplicemente innovazioni tecnologiche, sono innovazioni a 360 gradi che permettono, che ci permettono, mi permetterei di dire anche innovazione, sarebbe bellissimo l'innovazione della burocrazia, cioè la cancellazione della burocrazia e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, magari attraverso degli strumenti tecnologici così come è servito. Ed è molto utile, ritorno alla mia professora, avere il processo telematico, non dover andare tutti i giorni a fare la coda in tribunale per depositare degli atti, ma poterli depositare attraverso un click. Allora, anche attraverso la tecnologia, anche attraverso l'innovazione, strumento per un fine importante che è quello di. Rinnova, innovare, rinnovare, quindi migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco di Verona Federico Sberlina. E mentre facciamo un leggero spostamento tecnico del palco, invito, appunto, sul nostro palco, anzi, sul suo palco, Maurizio Danese, che è il presidente della Verona Fiere Verona Fiere è padrone di casa, ma è soprattutto un partner storico per noi, prego Maurizio, ehm, ed è una un, un, di quelle istituzioni della città che ci consentono appunto di, di fare di Verona un grande territorio, di questo un grande territorio, prego Maurizio. Intanto buongiorno a tutti, voglio ringraziare gli organizzatori del, dell'invito e soprattutto di avere... Di aver scelto Verona e Verona Fiere per allocare il Festival del Futuro, quindi grazie al gruppo editoriale Atis, a Eccellenza d'Impresa e a Business Hour Review, che tra l'altro siamo anche partner. Io credo che le cose non succedano mai per caso e voglio ringraziarvi anche perché scegliere di fare un evento come questo, anche se il digitale è di molto supporto, ma scegliere di fare un evento come questo, che è stato scelto sicuramente nei momenti non certo favorevoli in termini di pandemia. Ci vuole coraggio perché sono costi importanti. La scelta è stata presa e oggi siamo qui grazie alla vostra perseveranza perché altrimenti non ci saremo, come abbiamo fatto anche noi, come Verona Fiere, con altre scelte, con altri eventi che si sono conclusi proprio in questi giorni. Il sindaco, prima parlava di Job Orienta. Job Orienta è nata 30 anni fa perché c'era una necessità di dare un orientamento ai ragazzi per quanto riguarda il lavoro, la formazione e cercare di incrociare il mondo del lavoro con il mondo della scuola. Era nato perché la disoccupazione allora era importante. Credo che eh, gli organizzatori del Festival del Futuro abbiano avuto una visione qualche anno fa e hanno concretizzato con un seme che poi è diventato realtà eh, questo festival che credo avrà sicuramente un grande successo. Oggi io ho incontrato qualche amico imprenditore qui e mi ha detto che si è preso tre giorni della sua vita correttamente e perché non si vuole perdere un secondo del Festival del futuro. Credo che questo sia il vero segnale e il vero risultato che il Festival del futuro sta, eh, sta eh, raccogliendo, perché poi alla fine bisogna arrivare su, su fatti importanti che secondo me sono questi. Le fiere sono state eh, molto coinvolte dalla pandemia, sono stati, siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, abbiamo perso l'80% del fotturato nel 2020. Eventi e il 100% nei primi sei mesi del 2021. E credo che molti temi che vengono trattati durante Feste del Futuro siano temi che avranno una ricaduta importante anche nelle fiere, nelle fiere di valore e nelle fiere e quindi credo che mai come oggi questi tre giorni siano sicuramente tre giorni molto produttivi per noi, per le imprese, per la nostra nazione e per tutti. Quindi grazie a tutti, vi auguro un buon lavoro e arrivederci. Durante le 15 commissioni che ci saranno in questi giorni. Grazie, arrivederci. Grazie mille Presidente, grazie per ospitarci e grazie per esserci. Chiamo sul palco a questo punto un'altra istituzione eh, della città, del territorio fondamentale nella nascita e nella crescita: Roberto Giacobazzi, prorettore dell'Università di Verona. Grazie Roberto per essere qua. Beh, ehm... Innanzitutto porto i saluti del magnifico rettore Pier Nocini che è da, credo, oltre due ore in sala operatoria da chirurgo, non da paziente. Per fortuna sia del chirurgo che del paziente. Beh, con un nome così non poteva mancare l'università, ma soprattutto non possono mancare i giovani. Ne vedo tanti qui, ce ne sono tanti, credo, collegati. Sono loro, sono i ragazzi, siete voi i giovani ragazzi che sarete coloro che dovranno costruire, plasmare il futuro. L'università in questo vi deve fornire le chiavi di lettura e soprattutto gli strumenti per poterlo fare in un modo che sia positivo per voi e per le generazioni a venire. L'università è una grande istituzione, credo che dopo la Chiesa Cattolica sia la seconda più antica dell'Occidente, circa mille anni. Beh, l'università dopo la pandemia non è più la stessa di prima, esattamente come noi tutti viviamo un momento che il nostro presente immaginiamo un futuro che è ancora difficile da interpretare. Il Festival del Futuro ha, secondo me, una grande intuizione dietro. Il fatto che il futuro non è solo tecnica, specializzazione, ma è anche saper interpretare i fenomeni sia con una conoscenza profonda di essi, ma anche con una trasversalità e una interdisciplinarietà. Questo, secondo me e secondo molti miei colleghi, è probabilmente il modo con cui dovremo ripensare l'università, ripensare gli spazi universitari, la formazione e il rapporto con gli studenti, che grazie a Dio cominciamo a rivedere in presenza e cominciamo a rifare Universitas Studiorum come è stata pensata mille anni fa ma con anche le tecnologie di oggi e del futuro. Quindi io vi auguro un buon festival, sono, è ricchissimo di eventi, si parlerà di tecnologia, di economia, di futuro, che sia per voi un momento di grande formazione e anche di ripensamento di quelle che sono forse antiche o vecchie idee che abbiamo del presente e del futuro, che forse vanno completamente ripensate e riorganizzate. Grazie. Grazie mille al Prorettore dell'Università di Verona. A questo punto, prima di lasciare all'ultimo ospite e protagonista dei nostri saluti, vorrei appunto citare due parole chiave che mi sembra siano venute fuori: nuove generazioni da una parte, imprese dall'altra. Credo che lo scopo del testo del futuro sia proprio. Eh, creare uno spazio in cui queste cose possono interagire, lo facciamo con i 15 panel del Festival del Futuro. Lo facciamo con un nuovo format che nasce eh, quest'anno, eh, perché ogni anno il, Fe il Festival del Futuro cresce, che è Future Arena, che eh, è il, diciamo, lo spazio Smart che ci sarà dopo la fine dei lavori e durante la pausa del pranzo legata all'innovazione, start-up e giovani. Quindi, per parlare di giovani ed imprese, chiamo il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini, Confindustria Verona partner del Festival Futuro dalla prima ora, grazie mille Raffaele e prego. Allora, beh, buongiorno a tutti anche eh, da parte mia, io sono eh, l'ultimo eh, saluto diciamo, istituzionale di oggi e questo diciamo, mi, mi, mi mette un po' di pressione nel senso di essere veloce perché eh, è ora di eh, entrare nel vivo di questa bellissima manifestazione, io mi limiterò. Ad un ringraziamento appunto al, al gruppo Atesis per aver eh, ideato e aver creduto in questa eh, iniziativa, eh, che ritengo un'iniziativa eh, molto importante, soprattutto perché parla un linguaggio. A me molto eh, conosciuto il linguaggio delle imprese, il modo con cui eh, anche le imprese operano e guardando appunto alla pianificazione, a programmare quello che c'è davanti a loro. Una programmazione fatta con una visione intelligente che si basa sulle esperienze, ma si basa anche con uno. Sguardo in avanti, non semplicemente basandosi su quello che si ha e come si progetterà nel futuro, ma proprio facendo questo salto in avanti, guardando proprio in avanti. E le imprese quindi sono al centro di questo sguardo in avanti. Vediamo in questo momento una crescita molto importante, una crescita che ci vede tra l'altro per la prima volta non è mai successo come locomotiva eh, del, dell'Europa. E, e questo credo che non sia casuale, ma sia fatto anche appunto, grazie a questo tipo di eh, mentalità. Eh, oltre al ringraziamento voglio fare una riflessione su questo evento, sulla tenacia e sulla volontà di mettere in piedi questo eh, evento appunto che ha attraversato, lo diceva prima anche eh, beh, il sindaco, ma anche il nostro governatore Zai, ha attraversato i, i 20 mesi più brutti che abbiamo mai vissuto nella nostra generazione. E però c'è ancora, quindi una eh, resilienza che permette, in questi tre giorni, eh, alla nostra città, alla nostra magnifica Verona, di essere al centro. E quindi questo lo ritengo anche un bellissimo impegno sociale, per cui ringrazio. Grazie a tutti. E Buoni tre giorni di futuro, grazie. Grazie mille Presidente, a questo punto direi che possiamo dare il via alla terza edizione del Festival Futuro 2021, chiamo sul, basco, sul palco Enrico Sassun, il direttore scientifico del Festival, il direttore di Harvard Business Review che eh, diciamo, introdurrà il primo panel, si parla di tecnologia e innovazione, parole chiave del Festival del Futuro, buon Festival Futuro a tutti.